Ciao a tutti piccoli pazzi capitati per caso su questo canale, io sono Oshi e vi do il bentornati con questa bella caccia ai finali di Trick and Treat. La caccia comincia con me che sto nella sala degli extra a vedere cosa devo fare per ottenere tutti i dead end e cosa fare per ottenere i finali negativi, ma non perdiamoci in chiacchiere e osserviamo un po' tutto ciò che ho combinato. Per prima cosa comincio una nuova partita e mi rendo conto che c'è questa bellissima precauzione e un nuovo abito da sbloccare. Fantastico che abbiano detto che nonostante in questo gioco sia stato usato moltissimo ketchup, non supportano lo spreco di cibo. Il gioco comincia normale, a parte l'outfit diverso della nostra piccola Amelia. E beh, che dire, sinceramente preferivo quello da zucca, però anche questo è molto carino e ha più un aspetto steampunk. Il gioco sembra proseguire esattamente come all'inizio, ma in realtà alcune piccole cose sono cambiate. Infatti ci ritroveremo già dall'inizio con Charlotte che fa dei commenti sul nostro abito, dicendoci che non siamo più una zucca, nonostante anche a noi piacesse l'abito da zucca. E infatti notiamo che anche se questo apparentemente è molto più simile a quello che Amelia indossa tutti i giorni, anche questo è un po' carino. Credo cammino soltanto gli occhialini. Un'altra cosa che cambia ad inizio del gioco è proprio il fatto che anche se Amelia è ancora spaventata dalle teste di zucca, ci rendiamo conto che è soltanto dalle teste di zucca. E Charlotte la rimprovera perché non è più una zucca. Beh, ha senso. Per il resto, il gioco continua pressoché invariato. Quindi saltiamo tutta la roba e passiamo direttamente ai finali, perché sono i più epici. Per ottenere il primo, semplicemente basta rispondere zucca quando ci chiedono cosa c'è per cena. Quindi mangeranno noi? Beh, mi sa proprio di sì. In questo caso ho notato che oltre al ketchup la gente si sarà stufata e gli piace anche la zucca. Beh, niente, mi approfitto per salvare e poi vado a rispondere a questa bella domandina. Rispondere zucca causerà il primo finale negativo del gioco, dove semplicemente ci leveranno la testa per mangiarcela, anche se in realtà abbiamo l'altro abito, quindi la nostra testa non è una zucca. Ma vabbè, a quanto pare siamo ugualmente deliziose ed è una perfetta cena per Halloween. Il secondo finale è quando falliremo nel portare il vino. E beh, il secondo finale negativo che io ho ottenuto è quello in quando falliamo nel portare il vino. In realtà abbiamo abbastanza tempo per fare un bel po' di cose. Infatti, dopo essere entrata nella stanza, ovviamente salvando prima visto che avrei perso, mi sono delapidata tutte le riserve di caramelle e mi avanzava ancora del tempo, quindi sono tornata indietro, ho salvato di nuovo e beh, niente. Mi sono semplicemente messa a fissare il tizio che ha problemi di asma. Infatti, come potete vedere in questa scena, mi ero messa anche a fissare una scopa. Cioè, la mia vita si è ridotta a questo. Perdere tempo nel fissare delle scope. Ma vabbè, dopo aver fissato il tizio asmatico per un po', mi rendo conto che l'unico risultato che abbiamo avuto è stato fallire miseramente e che quindi mi sarei dovuta sbrigare. Una cosa inaspettata è stata che, seguendo questo finale, Amelia mi ha chiesto se non volevo davvero vederla morta. E beh, tesoro, è così, quindi mi dispiace. Dopo di questo però mi sono resa conto che avevo saltato il secondo vero finale negativo, ovvero quello del tizio che ci dà la rosa bianca. Purtroppo avevo completamente rimosso di dover fare prima questo, quindi li ho invertiti. E succederà un po' anche dopo.
Insomma, dopo aver spezzato il cuore di questo povero fantasmino trasparente, beh, ottengo il finale che l'amore rende ciechi. Letteralmente, visto che mi piazza la rosa in un occhio, anche se sono una zucca. Ma vabbè, passiamo dunque a un qualcosa che non è propriamente un finale, ovvero una soddisfazione personale che sono riuscita a prendermi in questa nuova partita, ovvero quello dell'azzeccare perfettamente il completo del fantasmino. Dopo un paio di tentativi andati completamente a vuoto, sono riuscita a fargli il completino da streghetta e apparentemente l'ha adorato, ma comunque non vuole andare a questa festa, quindi ci lascia l'invito. Un'altra delle cose che però avevo proprio sullo stomaco era la stanza segreta proprio di fianco. Quindi mi sono un po' scervellata e ho pensato a un'entrata strana per questa stanza, visto che non è stata sbloccata negli extra. Alla fine, dopo essermi messa a gironzolare un po' per i muri, ho deciso che avrei continuato a cliccare per tutti i muri fin quando non avrei trovato la porta di questa stanza segreta. E per mia fortuna l'ho trovata abbastanza in fretta. Era a due passi, nonostante ero convinta che nella prima giocata avessi controllato. Il tizio che c'è dall'altra parte non voleva proprio farmi entrare, però a quanto pare gli piacciono gli indovinelli, anche senza senso. Credo si chiami Tom perché la risposta a questi indovinelli era Riddle. Sì, lo so, faccio battute squallide, ma comunque, rispondendo agli indovinello, mi ha fatto entrare nella stanza. E ne sono grata perché apparentemente i 10 barilotti, sacchetti o come cavolo li vogliamo chiamare di caramelle erano proprio in questa stanza. Insieme ad un altro paio di cose interessanti, del tipo un fogliettino di carta dove era stata inchiostrata la parola mai più, apparentemente mai usata in gioco, e quella finestra che vedete lì, che notate nulla di strano, è solo la cornice della finestra, dietro c'è il muro, esatto. Per il resto questa stanza è abbastanza vuota, quindi non ho altro da aggiungere se non continuiamo la nostra piccola caccia a tutti i finali negativi. Il prossimo finale negativo, che potrete vedere subito, è quello del libro nero. E c'è il mio cane che abbaia in sottofondo, quindi mi dispiace se lo sentite in questa registrazione, spero di no. Entrando e liberando questo libro, che fortunatamente non avevo liberato la prima volta perché apparentemente mi dà qualcosa di negativo, semplicemente una volta che ci interagiamo ci mangia, dicendoci anche che alcuni libri sono belli da leggere e delle persone sono belle da mangiare. Ma non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al successivo finale. Stavolta decido di andare volontariamente al patibolo e di rimanere sulla gogna per più di 2 secondi. E beh, vengo anche presa in giro perché non si gioca in posti pericolosi. Ma vabbè, non perdiamo la testa e andiamo avanti. Sì, di nuovo, le mie battute sono squallidissime. Il secondo finale negativo che c'è nel dungeon è semplicemente quello di sacrificare qualcuno di sbagliato. Quindi sacrifico la mia amica Zucca, che non se la prende per niente, a parte facendomi tagliare la testa a metà e scoprendo che ho la testa vuota. Beh, me ne ero accorta. Ma vabbè. Di nuovo, tagliamo la testa al toro e passiamo al prossimo finale. Anche stavolta ho invertito 2 finali perché non avendo nulla da regalare alla bambolina, visto che avevo già tinto la rosa, le ho dato prima le scarpette rosse, ottenendo il finale per l'appunto scarpette rosse, dove questa povera bambolina mi farà tagliare la testa. Sì. Ma vabbè. Ho provato a scambiare dunque le scarpette rosse con il corpo della bambola per provare a darlo alla signorina in rosso e cercare di ottenere il bad ending. Purtroppo non mi si presentava affatto l'opzione,
Quindi ho annullato e sorprendentemente mi ha dato ugualmente il bad ending, dove mi ha tagliato la testa ancora e mi ha dato anche un indizio che voleva la rosa dipinta di rosso. Ma vabbè, nessun problema e andiamo avanti ancora, perché il prossimo finale è quello di dare l'orologio sbagliato al coniglio, che se Alice nel Paese delle Meraviglie ci ha insegnato qualcosa, se la prenderà parecchio. Infatti gli facciamo perdere un po' di tempo prendendogli un orologio evidentemente fermo da chissà quanti secoli, visto che va bene soltanto 2 volte al giorno. Beh, io prendo questo orologio e lo porto al signor Coniglio, che di tutta risposta mi dà ragione dicendomi che sto orologio scassato me lo posso anche tenere e che, visto che il tempo è fermo su quell'orologio, io dovrò aspettare con lui per sempre. Beh, che dire, non posso portare indietro il tempo, però resterò per sempre con questo conigliaccio. Fantastico, incredibile davvero. Ma vabbè, ottenuti tutti questi finali negativi, non mi resta che ottenere il vero bad ending di questo gioco. Quindi rispondo negativamente al principe, frenzonandolo da parte della mia amica e anche mia, e ovviamente avendo salvato in un'altra slot, proseguo. E stavolta attendo che il tempo passi senza preoccuparmi di trovare la mia amica. E beh, il risultato è un po' scioccante perché, finito il timer, non accade mai niente. Poi mi rendo conto che effettivamente mi posso muovere e quindi vado avanti nel gioco, sperando che sia successo qualcosa. L'unico risultato che ottengo però è che il principino è già lì ad aspettarmi e litiga bellamente con la nostra amica strega. Si danno la colpa l'un l'altro su chi è che effettivamente ha sbagliato, si lanciano le frecciatine e litigano in malo modo. E alla fine do anche un po' di ragione al principe. Ha fatto tutta quella corsa così affannata, ma in realtà non l'avrebbe mai dovuta lasciare sola se si preoccupava così tanto di una casa magica. Però do anche ragione alla signorina Amelia, visto che, come scopriremo poi, ha fatto qualcosa per noi durante il gameplay. E beh, quindi perché prendersela così tanto con una streghetta e dirle che probabilmente quella è la sua unica amica e che è anche stregata? Beh, in ogni caso, questo bad ending non fa altro che far tornare a casa sola la nostra cara Charlotte, che letteralmente se ne va da sola, come ho scoperto alla fine dei titoli di coda. Infatti, dopo essersi arrabbiata e aver detto che qualche volta vorrebbe provare a fare l'eroina, otteniamo il bad end: andare a casa da soli, dove effettivamente, alla fine dei titoli di coda, la nostra cara streghetta se ne va, senza voltarsi manco indietro. Cattiva Charlotte. Invece, per il finale neutrale, mi rendo conto che ho un po' di tempo, infatti è facile arrivare, e Amelia è già lì, insieme al principe e al fantasmino dell'opera. Normalmente si risveglia e, beh, ci dà un finale abbastanza normale, per l'appunto. Si scusa anche per tutti i problemi che ha causato, anche se secondo me ne ha causati di più Charlotte, ma questi sono dei piccoli dettagli. Insomma, in questo modo mi rendo conto di aver ottenuto il finale normale, dove, beh, dico la verità, mi dispiace un po' tanto per il nostro caro vampirello, perché il finale si chiama per l'appunto un mostro solitario e finisce proprio col nostro principino che se la piange malissimo, ma povero, e con la nostra Charlotte che, beh, una delle sue ultime frasi è stata che odia i pomodori, quindi, ma poverino, frenzonato male. Ma vabbè, lui se la piange un po', dice che è sempre destinato a rimanere solo, e così otteniamo il finale neutrale, che stavolta non ha nessuna scena alla fine. Quindi proseguiamo ad ottenere il nostro secondo true end, dove il CG è un po' diverso, visto che abbiamo un nuovo
abitino addosso. Beh, me ne approfitto di questa occasione anche per togliermi un paio di sfizi, quindi prima di proseguire nel gioco torno giù e controllo cosa succede se provo a bere la pozione blu. E beh, semplicemente scopriamo che ce l'ha lasciata Charlotte in cucina perché sapeva che saremmo andate a controllare. Quindi, beh, grazie Charlotte. Però torno giù per un secondo sfizio. Voglio vedere che cosa dice Charlotte quando guardo quel ciondolino. E beh, apparentemente neanche lei ha idea di chi sia. Io in realtà una mezza idea ce l'ho, ma non sono ancora convinta se sia il fantasmino dell'opera o il nostro principe vampiro. Beh, il gioco finisce così, semplicemente con i titoli di coda leggermente diversi in quanto ci mostrano i nuovi abiti e i nuovi CG. Posso anche rendermi conto in questo modo che ho collezionato tutte e 50 i sacchetti di caramelle e ho distrutto tutti i 25 barili, e questo significa che possiamo goderci tutti gli extra. E beh, anche questo finale è stato fatto e sto parlando da un bel po' senza prendere fiato, quindi perdonatemi se la mia voce sale e scende, in più ci sono anche i rumori esterni, il che non aiuta molto, ma vabbè. Senza perderci in chiacchiere, una volta completati i titoli di coda, mi fiondo subito agli extra. E qui abbiamo un paio di cose da vedere. La prima cosa da vedere, appena entrati negli extra, sono sicuramente i CD. Quindi mi fiondo immediatamente, non prima di aver controllato se avevo oggetti nell'inventario perché volevo sapere chi c'era in quel ciondolo, e controlliamo il primo album. Le illustrazioni sono quelle classiche che abbiamo visto anche all'inizio, ma mi rendo conto che manca una piccola immagine. Credo sia un bug, forse che sia fatto proprio così, visto che il mio secondo album è completo al 100% e mostra tutte le nuove immagini, quelle che abbiamo ottenuto semplicemente battendo il gioco una seconda volta. A questo punto non mi resta che controllare cosa ci sia nella cassa. E apparentemente ci sono delle piccole memoriette della nonna Lotti che ci mostra gli indumenti che ha indossato la nostra cara Charlotte alle prime feste del tè organizzate dalle streghe. Ammetto che sono degli abitini davvero molto carini e mi sarebbe piaciuti vederli in gioco, colorati e tutto. In ogni caso, la nonna fa un paio di battutine pensando se effettivamente Charlotte lo facesse per dispetto, per aiutare gli altri, e questo richiama un po' il "per una volta volevo fare l'eroe" che ci dice nel bel ending. Charlotte però, beh, ci confessa che tale nonna, tale nipote, anche lei ogni tanto ha fatto qualche casino cercando di aiutare. Curiosa di questo, provo a parlarne con lei, ma purtroppo non ci sono nessun nuovo tipo di dialogo da sbloccare. E la stessa cosa vale anche per il nostro principe vampiro. Con John non mi spreco poco. Mi dispiace, mio caro fantasma dell'opera. Provo a dare una seconda occhiata veloce a tutti i personaggi per vedere se qualcosa è cambiato, ma apparentemente tutto è rimasto identico. Quindi lasciamo perdere questo dettaglio e proseguiamo, visto che quel CG mancante mi dava un po' fastidio e ho voluto ricontrollare tutto da capo. Quindi mi ricontrollo un po' come si ottengono i CG e l'unica cosa che mi potrebbe aiutare è il controllare il salotto al primo piano, ma l'ho già fatto. Quindi ho ottenuto quel piccolo amuleto, quindi quel CG ce l'ho già. Un po' ignara sul come procedere, mi rendo conto che effettivamente, visto che non ci sono altri indizi e che ho fatto tutte le scelte possibili in questo gioco, apparentemente o è buggata l'immagine e non me la mostra, probabilmente quella con l'altro abito, oppure semplicemente è proprio fatto così. Ho controllato anche se ci fossero altre cose da fare, ovviamente altri finali, ma no, li abbiamo fatti tutti. Quindi
Nulla, semplicemente abbiamo completato il gioco e questo è tutto ciò che c'era da vedere. Mi sono divertita tantissimo a portarlo, è stato divertente e anche ridicolo. Ma con questo direi che abbiamo decisamente concluso. Quindi io spero vivamente che vi sia piaciuta questa avventura e che vi siate goduti tutti i piccoli extra. Noi ci vediamo alla prossima, magari anche con un nuovo gioco totalmente, anzi sicuramente con un altro gioco.